Era Buzz Fanzi. Con Calcutta a Milano. Buzz Fanzi. Sì, per oggi mi sono fatto una doccia a casa di Flavio e Flavio non c'è il forno. Come si chiama? Io credo che si chiami, cioè da com'è conciato, Calcutta, poi Calcutta. Non lo so. Ce lo confermi? Sì, confermo. Ed è un nome d'arte o c'ha qualche... No, perché una volta mi sono tagliato i capelli da un indiano e io ho detto fammi proprio il taglio da indiano. Dai, ti ho detto che si fa un taglio da indiano. Questa è la linea. Vicino alle autolinee c'era un piccolo... E mi aveva fatto sti capelli che all'inizio erano, sembrava veramente tipo un indiano. E poi ero abbronzato perché ero stato a un festival Crust, tipo a Capocomino, un festival che fanno in Sardegna. E ero tornato abbronzato perché dormivamo sulla spiaggia. Quindi ero abbronzatissimo, io quando mi abbronzo mi metto super scuro e con questi capelli tutti congelati, fumatati, sì, sembravo appunto una degli aerose, no, quindi no, una volta mi hanno chiamato così, poi di lì a poco avevamo deciso di fare questo gruppo con un mio amico perché a un locale non c'aveva mai le band fare supporto, tipo aprire l'apertura dei concerti. Allora abbiamo detto, facciamo un gruppo pop, poi ci abbiamo provato, però c'è, cioè, ovviamente il risultato era malissimo. Poi niente, così, abbiamo chiamato così alla fine. Il primo nome, cioè, era una, la prima volta abbiamo suonato sotto un altro nome che non mi ricordo. Però è rimasto con tutta il tuo. Cioè, forse la prima volta ci chiamavamo, non mi ricordo, forse Mille Carlucci. Mille Carlucci? Calcutta più sintetico. Ma non mi ricordo questo. Come si chiamava, ma comunque era bello, era molto bello. E questa cosa perché un gruppo pop? Perché doveva essere un gruppo e poteva aprire tutte le serate nel locale, non solo quelle che facevamo noi che erano diverse. Quindi magari lì ci suonavano anche i gruppi un po' più pop, anche i gruppi della città. E quindi noi per creare, cioè la tipa voleva sempre, era fissata che ci doveva stare in spalla, ma non c'erano tanti alla fine.
facciamo gruppo pop così avremo sempre. Avremo sempre, però non eravamo pop perché era con la chitarra elettrica e pochi pezzi della batteria, pochi fischi, oppure ogni tanto rullante. E facciamo la stessa cosa che ho fatto prima, però così, piena di effetti, poi ogni tanto veniva qualcuno a caso sul palco, qualche aggiunta in più, insomma. Però la gente si fomentava perché alla fine, nonostante la mancanza totale di arrangiamento dei pezzi, perché la prima volta che abbiamo suonato non esisteva dei pezzi, cioè la sfida era quella di salire sul palco con un set e fare dei pezzi pop, però senza cioè non se ne accorto nessuno. Cioè, avevamo pochissimi canovacci che avevamo fatto tipo il giorno prima con la chitarra che girava dentro il locale, che era una chitarra che stava dentro il proprio locale, ma proprio delle strofette così, dei giri d'accordi, ma non c'era niente di pronto. Abbiamo fatto questa cosa, la gente si è divertita, poi quindi abbiamo fatto tante altre volte, quindi avete delle strofe, qualche sì. Giro. Poi dovevo suonare al Babba con un altro gruppo che c'avevo, questo è in che anno? 2010, no, sì. 2-3 anni fa. Era il primo concerto di Due Denim, forse. Sì, il secondo, sì. Il secondo. Infatti ti si vede nella foto. Sì, c'è una foto compromettente. Sì, l'ho vista. No, no, bellissimo. E praticamente queste tipe che suonavano con me, noi facevamo proprio macello totale, cioè, una cosa inascoltabile. Erano tutte persone che non avevano mai suonato prima, cioè facevamo le prove da 6 mesi, però loro prima non avevano più strumento. Tutte ragazze e io vestito da ragazza. Facevamo sta cosa proprio primitiva. E questi hanno spento il telefono dal giorno prima. Una non aveva spento, mi ha detto sì vengo, non è mai venuta. E io ero andato in macchina proprio con quello lì che funzionava con me. E c'era Stefano che diceva no, allora mo devi suonare da solo, devi fare Calcutta, che io lo so che fa sta cosa, devi fare qualcosa, insomma. E c'era Gian Antonio che diceva no, io questi non li conosco, non li faccio suonare, che volete fare? Tutto incazzato, non ci voleva far suonare. Io ho detto guarda, io non li faccio suonare, non mi frega niente, solamente mi dispiace che sono venuto fino qua. E Stefano ha detto ma no, lascialo perdere, suona. E poi Gian Antonio è arrivato e ha detto no, comunque scusa ragazzi, e ti ha fatto i complimenti, è molto babosa questa cosa, vi voglio fare il disco. E poi ha fatto il disco, firmare un patto di sangue, così sì. Da subito poi i contratti, cose, milioni di euro. Milioni di euro, locali. Sì, locali chic, potresti inquadrare la via. Yeah.
infatti, ma boh, io torno a bomba su una questione che forse te l'hanno già domandato. Non so se questa è la tua prima intervista, ma credo di no. No, no, però no, no. Non con la persona simpatica. Non convido, attenzione. Cioè, è la mia prima intervista con una persona simpatica. No, non è vero. No, non credo. Ma come mai in mezzo a tutta sta gente che canta in lingue varie ed eventuali a Roma e nei dintorni dei centri di cantare in italiano? Perché dovevamo fare questa cosa? Perché dovete fare il pop è in italiano? È in italiano, dovevamo essere tipo la band della città, la band emergente, volevamo pure scriverci una volta, sai quei concerti di band, volevamo andare là questa cosa. E non ci siete riusciti. No, però. Non l'abbiamo più fatto. Neanche mi volevano al babbo a non ci vogliono mai da nessuna parte, però alla fine suonavamo. Invece adesso non c'è più un amico. È stato abbandonato? Sì, è andato a Bologna a vivere, ha detto che l'economia è la sua vita, diceva questa cosa. E quindi fa una specialistica di economia. E tu però continui? Sì, sì, sì. Tra l'altro c'è pure un pezzo dedicato a lui che non ho... Non hai suonato stasera? No, non lo suono mai, perché lo suonavo quando suonava lui. Ma ce lo vuoi non me lo accennare? Non no, me lo ricordo. C'è un pezzo che è per lui, però non si può... Non me lo ricordo come fa. Non si può dire. Poi lui è... Cioè, lui suonava in tipo band. Quindi mi ricordo che prendevo in giro, tipo, perché... Prendiamo in giro perché boh, su qualcosa che aveva a che fare con la musica punk. A Latina c'era un giro crust, sì, di gente, sì, più su quel filone. Sì, no, anche gente più grossa di me, in realtà. C'erano tipo gli Scum of Society. Sì. Tutti questi qua. Sì. Cioè, assurdo. Adesso gravito proprio nell'abuso più totale di spazio altrui. Quindi stai in questo momento è così. A sì, ma le persone mi. Cioè, sono le persone che me lo dicono, ragazzi. Sono tante persone, da qui Alessandra, le ringrazio. Emma One.
per esempio, è sempre ben felice di ospitarli. Ma tu sei a Roma per studiare o per suonare? Sì, per studiare. Però suoni spesso, insomma. Sì, ma a Roma non tanto spesso. No. Cioè, ci sono dei periodi, qualche mese fa, che saranno sbagliati tutti e ho dovuto suonare due volte nella stessa settimana. Però poi magari sono dei periodi che non suono, anche perché basta. Ma adesso che stai facendo dopo questo disco che hai fatto? Adesso ha cominciato a darti un po' di adesso, successo. Non lo so, adesso devo fare uno scritto con lui. Tabula rasa. E poi no, inquadrati per un attimo così per fare il pubblico, giusto? Ecco. E poi. Non ti hanno proposto. Non hai avuto dei contatti da. Tipo Baudo. Tipo Baudo, Sanremo. No. Niente ancora. Ma no, ma non mi interessa proprio. Non ti interessa proprio. No, no, adesso sto suonando con un mio amico, stiamo facendo un gruppo, siamo Rendo Mostro. Però non posso anticipare di niente. No, no, ma non, non dirci nulla. Però cantiamo in inglese. Ah. È un po' in portoghese. Cioè, portoghese che fate? Non sembra neanche sul genere, un po'. Tipo. Non lo so. Vabbè, allora aspettiamo di. Cioè siamo una chitarra, la batteria elettronica e una tastiera, diciamo. Vecchia, non lo dico. E un po' di effetti, però. Però non posso dire niente. Tanta violenza. Violento però. Violentissimo. Amaro, violento. Quindi no, no pop. No, no. Va violenza. Pop. E poi sto. Mo voglio cominciare a fare prove con altri ragazzi perché c'è un gruppo di nostri amici che fa tipo un po' tipo indie rock, indie pop alla latina e noi vogliamo fare il gruppo rivale. Abbiamo deciso. Volevo ingaggiare solo nella nostra città questa cosa lotta. Indie contro indie. Sì, no, non si sanno che faremo, però dobbiamo essere tipo i rivali, ci odiamo. In realtà siete amici? Sì, no, sì, siamo degli amici di scuola. Però dovete ingaggiarvi. Sì. Abbiamo deciso di simulare questa lotta mediatica. Sì, piccoli corrieri locali. Troppi libri quasi sanno capirci ora.
future hangs on you. Buzz buzz diddle-lip, buzz buzz diddle-lip, buzz buzz diddle-lip.